Il dono più bello che puoi fare. Parte oggi la campagna di comunicazione sociale sulla donazione del sangue realizzata dai volontari abruzzesi di Avis, Croce Rossa e Fidas e con il coordinamento del Centro Servizi per il Volontariato d'Abruzzo. Un braccio femminile e un braccio maschile, distesi nell'atto di generosità più grande, la donazione del proprio sangue per salvare altre vite. Il volontariato si basa principalmente sul dono. Cioè sul fatto che una persona desidera impegnare una parte di sé al servizio della collettività, delle persone che incontra, del bisogno che ha incontrato. È qualcosa che muove il cuore in qualche maniera e ha a che fare anche un po' con la donazione del sangue, no? Perché il cuore è la nostra pompa, pompa il sangue nel corpo fondamentalmente. Doniamo il sangue, ma doniamo anche il nostro tempo. Assolutamente sì. Io quando mi è stata proposta questa cosa da parte di chi ci ha lavorato, principalmente la delegazione di Teramo che da anni fa questa attività di comunicazione sociale, ho immediatamente pensato alla importanza che ha il dono, perché il dono non è un... qui si chiama donazione del sangue, ma in realtà è un vero e proprio dono di sé, è un dono di una parte importante di sé, di una parte costitutiva e che permette a noi di vivere. Quindi è come in qualche maniera riversare verso gli altri un'attenzione che ci mette in gioco personalmente. E questo è questione di tempo e anche di cuore. Gli ultimi dati diffusi dal Centro Regionale Sangue hanno evidenziato nel 2020 un calo progressivo del numero dei donatori totali di sangue, attualmente 30.000, con un decremento pari al 2,6%. Complessivamente però la rete di donazione ha retto bene in Abruzzo, nonostante la pandemia da coronavirus. Come va la donazione del sangue in Abruzzo? Ci sono scorte sufficienti? Diciamo che in Abruzzo le scorte sono leggermente sufficienti, anche perché c'è una programmazione in atto sotto l'egida del Centro Regionale del Sangue, il dottor Colamartino, che ha programmato settimanalmente la necessità di raccolta di sangue, sempre finalizzato alle necessità della Regione Abruzzo. E diciamo che questo momento particolare sta avendo una diminuzione soprattutto di plasma, la raccolta di plasma, ma per quanto riguarda il sangue possiamo ritenerci soddisfatti perché i donatori rispondono quotidianamente alla richiesta di questa necessità. Alla campagna di comunicazione sociale del CSV Abruzzo hanno partecipato in qualità di volontari Piero Assenti nel ruolo di Art Director e i fotografi Amalia e Stefano D'Alessandro, questi ultimi anche volontari della Croce Rossa.